sposto un po' per il ritorno alla pagina del Vangelo che parla non direttamente della famiglia ma della comunità. Come sarebbero belle le nostre comunità se vediamo questo. Matteo ha dato la regola di vita della comunità. Come sono belle le nostre comunità quando ci sono delle famiglie così, come sono belle le famiglie quando ci sono delle comunità che vivono. Mi sarebbe più facile darti un po' di esercizi su come vivere tutto incentrato su te stesso. E in genere quello che aiuta me, perché è una domanda talmente intelligente la tua che non ha una risposta generale, ti posso semplicemente dire quello che io cerco di fare. Io sono un grande esperto dei miei errori. Un esercizio che io vedo molto utile per me nella mia vita di coppia è cercare di far tesoro dei miei errori. Io mi accorgo che se faccio così evito di piangermi su di me, evito di guardarmi, evito di dire ma intanto non ce la farò mai a cambiare, e se invece faccio tesoro dei miei errori trovo lo stimolo, ad esempio, per fare questo esercizio ginnico di cambiamento. Allora riprovo, allora cerco. Un altro esercizio potrebbe essere, che io provo, guarda, ma ripeto, qui veramente ci vorrebbe mia moglie veramente per capire se è quello che ti dico. Vabbè, infatti vedi come sono, mi fai quasi paura a risponderti. No, l'altra cosa che io in genere vedo che il contrario di quello che all'istante mi farebbe piacere in genere corrisponde al bene dell'altro. Fammi pensare. Dunque, è una domanda intelligente la tua, perché noi viviamo in un contesto culturale che soffre di ipersoggettivismo, di iperindividualismo. Io pensate, una volta ho visto una ragazza con una maglietta bianca con su scritto "Io e basta", punto esclamativo. Io e basta. E l'io è il vero centro della nostra vita, ma che ci piaccia o non ci piaccia, ci piaccia o non ci piaccia, noi respiriamo questa caratteristica del cosiddetto postmoderno, cioè una società tutta incentrata su di sé. E mentre un esercizio utile è cercare di interrogarsi insieme se l'altro o l'altra percepisce che tu stai vivendo per lei o per lui, ma c'è bisogno di dirselo nel confronto, di dirselo per non subire. E, ma nelle piccole cose della vita quotidiana, non sta a pensare a cose, ma nelle piccole cose, anche nella vita sessuale. La vita sessuale è quel tentativo di cercare la gioia sessuale dell'altro, dell'altra.
Quindi questo può diventare paradigmatico nel crescere insieme, nel cercare di fare la gioia dell'altro. Questo produce nell'altro una grande stima di se stesso. Lo so che non sono stato sufficiente nella risposta. Dai, dopo permettetemi, intanto siamo tra amici. L'ultima cosa è che, lo dico sottovoce, un utile esercizio, un utile, è la preghiera e la confessione. Però lo dico sottovoce, perché il Vangelo dice che se solo dici che preghi, è come dire, oh, per fortuna sono umile. Stessa cosa, no? Però soprattutto, se no, non posso risponderti, no? Perché il Vangelo dice che se tu preghi, va in camera tua e che non ti vede nessuno. Però, appunto, un utile esercizio è la preghiera, perché la preghiera porta ad uscire da se stessi, la preghiera autentica. Ti porta a guardare a Dio e guardarti con gli occhi di Dio. E perché dal crocifisso è lo sposo che ci guarda, no? Noi la sposa e lui lo sposo, insomma, siamo è cotto d'amore, proprio la croce è un Dio che ha perso la testa per noi. E la confessione sacramentale. Questo dipende molto anche dalle esperienze che noi abbiamo di confessione, belle, brutte che siano, la realtà dei fatti è che è un grande dono. Se il perdono è il cuore del Vangelo, la tradizione cattolica presenta il perdono realmente come la possibilità di sperimentare Gesù in azione. Lo ripeto, io vivo con voi, sappiamo che a volte ci sono delle belle esperienze, altre volte no, ma i nostri figli potrebbero dire la stessa cosa di noi, come genitori, e il nostro coniuge potrebbe dire la stessa cosa di me e di te. Il valore in sé realmente del sacramento della confessione è un aiuto formidabile per avere l'energia di Dio, per non vivere per se stessi, ma vivere per gli altri. È la parabola del amministratore disonesto. Hai presente quello lì che viene per la sua scaltrezza? Vabbè, sapete, no, come è andato a finire? Quanto gli devi? 100, 180, 50? Beh, bella fare, sono dell'altro. Eppure lo esalta per la sua scaltrezza, perché i figli della luce non sono furbi e scaltri come i figli delle tenebre. Cosa ha fatto quel figlio delle tenebre? Ha abusato di che cosa? Della ricchezza del suo padrone. Ma così devono fare i figli della luce, abusare della ricchezza di Dio. E qual è la sua ricchezza? Ma è il perdono. Don Primo Mazzolari diceva: a volte penso di essere cristiano perché c'è la confessione, perché è la manifestazione alla massima esponenza del perdono di Dio. Realmente, quando noi usciamo da una confessione, noi realmente siamo rigenerati e quindi capaci di vivere per l'altro, di vivere per l'altra. È quello che Luca ha cercato di dire con la parabola del figlio prodigo. Ma il centro, proprio lì, è l'anello, no? Vedete, presente quando gli dà l'anello? O gli dà l'anello. Cioè, gli dà l'anello, sull'anello c'era il timbro.